trap. Bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video. Come vedete siamo su FIFA. Allora, per iniziare il video vi devo dire un paio di cose. Scusate se non abbiamo caricato il video per quasi praticamente una settimana, ma allora, il video, allora praticamente il gara è passato ad Astox. Astox doveva studiare per recuperare le materie. Poi è arrivato a me. Io ho fatto dei video, ma anche con Bertignano, ma ragazzi non ci si caricano. Cioè, io provo a diciamo a prima a editarli con, cioè li edito facilmente con Sony Vegas, ma ci metto 3 ore solo per indirizzarli. Più ci provo con Camtasia magari, perché CDE me lo reindirizza in MP4, però Camtasia mi lagga, non riesco a editarlo ragazzi. Cioè Camtasia ci mette, non mi carica neanche il video dentro, da mettere dentro il programma, mi si impalla e si chiude da solo. Quindi ragazzi, io sinceramente non so proprio che fare. Ora vedo neanche se riesco a caricarvi questo video, questo forse ci riesco. Ora provo, perché ci dovrei mettere abbastanza a bongo. Comunque vi chiediamo scusa, ora appena risolviamo questo problema, perché Ale quel ragazzo che fa video in Minecraft, gli funziona bene Camtasia, a me no, e quindi ora vedo come risolvere il problema, intanto provo a caricarvi questo video. Comunque oggi siamo su uno squad builder, come vedete della Liga, dal titolo della Liga, l'unico campionato che non vi avevo ancora portato, penso, e vi dico subito. Allora, intanto non ci saranno, come al solito, diciamo, i momenti salienti proprio per questo motivo, perché solo per li devo mettere, li ho registrati, ma per tagliuzzare ci metto una vita, ragazzi. Per tagliuzzare, di dare, diciamo, come volete voi, ci metto una cristo di vita. Quindi non ce la farò mai a caricarvi un video decente, cioè a caricarne uno, diciamo. E quindi vabbè, possiamo partire. Allora, con il solito 5-2, intanto mettiamo campionato Liga. E comunque una squadra che a me è piaciuta, di cui c'è un giocatore che poi recensirò. Comunque in porta c'è Courtois, Courtois a me è piaciuto molto come portiere, fatto ovviamente del portiere 0, ma ragazzi, secondo me per il costo, per quanto l'ho pagato, 2900 è alto praticamente 2 metri, ragazzi, è veramente forte, cioè alte le prende tutte. E poi anche di là su terra Courtois non è male ragazzi, perché comunque con guanto gli aumenti il tuffo, la presa e il piazzamento, diciamo che sono le cose che bisogna aumentare. Parte la presa, cioè in teoria bisognerebbe aumentare il tuffo, riflessi e piazzamento, però ragazzi quegli 86 riflessi sono buoni, quindi ve lo consiglio altamente se cercate un portiere della Liga. Come difensori centrali uso a sinistra Varane, no Mascherano, scusate, a sinistra uso Varane, ecco qui Mascherano è un errore, un attimo sto facendo un po' di casino. Varane. Scusate un attimo, mettiamo in Liga, eccolo qui, Varane come difensore centrale a sinistra, come difensore centrale uso Pepe e come difensore centrodestra uso Miranda. Ah, a me questa difesa personalmente piace molto ragazzi, dico, hanno dei work rates ottimi per me, normale, 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 alto. Comunque ragazzi, Pepe è il più forte di tutti ovviamente, mi è piaciuto un sacco, mi ha fatto 3 partite ovviamente 0 gol, Varane 3 partite 0 gol, Miranda 3 partite 0 gol. Comunque è una difesa veramente solida, forse al massimo vi consiglio di provare Piqué al posto di forse o Varane o Miranda, perché Pepe non è insostituibile. Comunque possiamo passare ai 2 centrocampisti centrali, uno è Song come potete vedere, mentre l'altro, no scusate, e l'altro è Casemiro. Come potete vedere, allora Song e Casemiro ragazzi mi sono piaciuti, però di più Song, devo dire. perché Song l'ho pagato veramente poco, 1300 con spina dorsale che aumenta passaggio, difesa e testa, che sono le cose che ha bisogno di un centrocampista difensivo. 3 partite, 0 gol. Comunque ragazzi è veramente forte per il prezzo che l'ho pagato, ve lo consiglio. Casemiro ragazzi l'ho pagato un po' di più comunque, perché è un giocatore backup secondo me. Scusate, ha fatto 3 partite, 0 gol anche lui. Ragazzi, secondo me è più forte Song, anche per il rapporto qualità-prezzo. Però non è male Casemiro, ragazzi. Vi dico che è bravo nel recuperare palloni, è anche un bel tiro, ma forse nella fase di impostazione non sono proprio fortissimi tutti e due. Forse un po' più bravo Song.
infatti dovrebbe andarci Moric, ma a me piace così, comunque Moric forse è più offensivo. Come alla destra utilizzo Alexis Sanchez con modo che... Ah ragazzi, io all'inizio ho scelto di provare Pedro, però ho visto il work rates di Pedro che a me, diciamo, per un 3-5-2 fanno... non mi piacciono molto, perché alto basso come work rates per Pedro, l'utilizzo solo in attacco, in difesa non c'è mai, e mi trovavo Miranda praticamente da solo, diciamo, se mi va bene contro, se uno usa il 3-5-2 contro uno, se uno usa il 3-4-3 contro due anche, 4-2-3-1, non lo so. Quindi ragazzi, a me Sanchez piace molto perché si trova anche molto in difesa, come vedete anche con 3 stelle ma stabilità e 3 stelle piede debole. Ha fatto 3 partite, un gol, un assist, e il gol che ha fatto, ragazzi, veramente spettacolare. Comunque molto molto veloce, con motore che secondo me lo rende un giocatore perfetto, e quindi ve lo consiglio, anche perché non l'ho pagato, costa molto di, costa di meno rispetto a Pedro. Come alla sinistra uso Griezmann upgrade. Ragazzi, Griezmann upgrade, io mi ricordavo fosse destro, dice mancino. Devo dire, ragazzi, che stranamente è un mancino che mi piace sulla fascia sinistra, perché io di solito uso sulla fascia sinistra i destri e sulla fascia destra i destri, non so perché. Io sono mancino, non sono proprio uno che... io proprio sono mancino di mio. Comunque Griezmann mi è piaciuto molto, ragazzi, ha una buona velocità, un ottimo dribbling, ragazzi, è proprio proprio forte. E 3 partite, un assist, ragazzi, però non è male, batte anche bene i calci d'angolo. Come COC uso Isco. Ragazzi, Isco è veramente forte, ve lo straconsiglio, 5.000 sono veramente 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 ben spesi. Come vedete, 3 partite, 2 gol e 4 assist, work rate alto basso per un COC sono perfetti secondo me. E ragazzi, è veramente forte, con predatore che gli aumenta tiro e passaggio, e ragazzi ha un dribbling assurdo. Forse l'unico peccato sono le 3 stelle di mostabilità, perché altrimenti sarebbe un COC perfetto. Ok, passiamo all'attacco, ragazzi, l'attacco, ora vi faccio vedere solo il primo attaccante, che è forte, 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 ragazzi, si tratta di Diego Costa. Ragazzi, Diego Costa a me piace un sacco, non l'ho pagato, come vedete, l'ho preso in offerta di scambio perché ce l'avevo nell'altro account, quindi me lo sono portato via, l'ho trovato in un pacchetto, e ragazzi, a me piace un botto, ha un grande fisico e grande colpo di testa, e la velocità, diciamo, la dimostra, perché 83 comunque non è proprio velocissimo, neanche lento. È veramente forte, secondo me, con l'80 di testa, e ne dimostra veramente di più. Ok, passiamo al gioiello della squadra, ragazzi, ma non è un oro, non è bronzo, ma è argento, ragazzi, è il video unico. José Rodríguez, del Real Madrid, pagato 51.500 crediti, 3 partite, 3 gol, un assist. Ah, comunque Diego Costa ha fatto 3 partite, 3 gol. Lui 3 partite di gol, un assist, ragazzi, è veramente forte, e ve lo recensirò nella mia nuova serie che sto per iniziare, e inizierò quando mi andrà tutto a posto ovviamente il computer con i suoi programmi. Ragazzi, è proprio proprio forte. L'unica pecca è quel work rate d'attacco, che è normale, me lo trovo più basso di Isco, diciamo, e quindi forse un po' peccato, ma ragazzi, secondo me è fortissimo. È una cosa assurda in velocità, ha un tiro che non ne dimostra 72, ne dimostra molto di più. L'unica pecca, ragazzi, è proprio la testa, la work rate neanche tanto, perché me lo trovo anche davanti. Però ragazzi, la testa è l'unica pecca, perché non la prende mai. Ho fatto uno di 3 gol, l'ho fatto di testa, ma perché era proprio da solo, ragazzi. Comunque ve lo consiglio molto, questo giocatore, sono crediti ben spesi. Ora proverò poi anche la versione oro da esterno, però non in 3-5-2, penso in 4-3. 4 stelle per debole, 4 stelle mosse abilità, ragazzi, lo rendono fortissimo, tira bene destro e sinistro, ha un dribbling assurdo, mosse abilità che vanno abbastanza bene, e niente ragazzi, secondo me è il giocatore più forte che ho provato dopo Barbo Balotelli come coppia d'attacco. Questa è una coppia d'attacco insieme al CC perfetta, si impara una meraviglia. Come allenatore non uso un allenatore, come vedete non l'ho, e vabbè ragazzi, questa è la squadra. Vi ricordo di lasciare un like e un commento se vi è piaciuto questo video, anche con dei consigli sulla squadra e come migliorare i nostri video. Detto questo, io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale, un saluto anche a Babbaro, e bella a tutti. Dare il telefono.